Luca Bello, 7 gol. Innanzitutto, grazie per quello che ha fatto in questi 9 anni a Sassuolo. E un grosso in bocca al lupo, dovrà abituarsi a sentirsi chiamare DS, lo faccio per primo. Allora, tempo fa ho letto una sua intervista in cui, diciamo, in maniera un po' velata, lamentava il fatto che nell'ultimo periodo non ci fossero molti ragazzi a esordire per la squadra della primavera. Per cui presumo che ora, che è il momento giusto, dato che la Serie B potrebbe anche dare uno spazio a questi giovani, sia anche l'anno di vedere magari qualche nome della primavera, che tra l'altro sta facendo benissimo, esordire anche in prima squadra. Sì, a dire la verità, il mio concetto, le mie parole erano un po' diverse. Io penso che se si fa un lavoro con un settore giovanile e cerchi di portare a termine un lavoro di un certo tipo e con qualità, ma non parlavo solamente del discorso della nostra società, ma parlo di un discorso in generale in Italia, perché in Italia diciamo che i ragazzi a 20 anni sono ancora giovani, invece secondo me a 20 anni bisogna già dare loro la possibilità di crescere e di poter giocare. Dicevo che come impostazione in tutte le società di calcio, secondo me, un calciatore all'anno bisogna tirarlo dalla primavera su per avvicinarlo alla prima squadra. Ma è una mia idea perché mi ha rapito tra le tante riunioni che si fanno tra i vari responsabili e anche i club stranieri. Una volta ho ascoltato un direttore dell'Athletic Bilbao che mi ha colpito in una maniera che mi è rimasta impressa. Parlava proprio del percorso dei giovani nella loro società e così spero che anche in Italia si possa iniziare a fare un certo tipo di percorso. Noi francamente in questi anni abbiamo avuto ragazzi che si sono affacciati in prima squadra, abbiamo fuori tanti ragazzi che sono interessanti, che possono essere il nostro futuro e siamo sempre molto attenti a quello che cerchiamo di costruire. Perciò ancora di più penso che sia positivo dare un segnale perché i giovani sono la risorsa più importante per qualsiasi club. L'ultima domanda da parte mia, tanti ragazzi sono in giro per l'Italia del Sassuolo giovani, pensa che qualcuno possa ritornare a casa e far comodo anche alla squadra quest'anno? Beh, io da qualche giorno che parlavo con il mio amministratore di poter iniziare questa nuova avventura, da ieri sono stato investito ufficialmente, perciò ci dobbiamo sedere per cercare di fare le strategie giuste, per cercare di costruire qualcosa di importante per il prossimo futuro. Ma di sicuro ai giovani noi siamo sempre attenti come lo siamo stati negli anni passati e ancora di più adesso. Sono qua. Ciao. Ciao. Credo che hai appena parlato che non si tratta solamente del Sassuolo, ma anche a livello nazionale e internazionale, il problema appunto di lanciare dei giovani. Vediamo in Europa della gente che va in campo a 16-17 anni, in Italia ancora meno. Quanto può influire la Serie B, ahimè, per cominciare a fare questo? Con due o tre piuttosto che uno, hai detto che ce ne sono tanti, è vero che ce ne sono tanti in giro, ma ce ne sono tanti anche a Firenze adesso. Certo, non parlo di categorie, io parlo di strategia societaria e di strategia tecnica. Secondo me, se si costruisce e si lavora come ha fatto la società Sassuolo Calcio in questi anni. Io quando sono arrivato qua 9 anni fa, l'input del mio amministratore, di Giovanni Carnevali, è stato costruire dei giovani che possono essere il futuro del Sassuolo. E noi abbiamo lavorato per quello. Ma penso che in generale tutte le società di calcio debbano avere delle risorse importanti con i giovani che si crescono in casa. Perché penso che il futuro possa essere là e ci possono essere poi dei vantaggi sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto economico. Per cui questa è una mia idea, un messaggio che io cerco di trasmettere quotidianamente un pochettino a tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio con cui mi interfaccio, ma è un'idea e spero che possa essere in futuro non solamente un'idea, ma che sia una cosa che si possa fare. Buonasera direttore, più di 10 anni fa Di Francesco lanciò Berardi a partire dalla Serie B. E a questo punto la domanda è, vista un po' il ciclo che riparte, il Sassuolo ha già in casa un nuovo Berardi o comunque può trovare un nuovo Berardi? Io penso che Sassuolo adesso voglia ripartire con grande forza e con grande determinazione. Adesso, come ho già detto, è il primo giorno che ricopro la nuova veste, dobbiamo ancora decidere il discorso dell'allenatore e poi ci dobbiamo interfacciare con le varie aree per cercare di strutturare il percorso che deve fare la squadra durante l'anno. Però di sicuro i giovani sono sempre attenzionati con grande oculatezza da parte di tutti noi. Sappiamo, li conosciamo tutti a memoria, per cui
penso e spero che si possano fare le cose che possono servire al Sassuolo. Comunque sì, è vero che domani c'è una partita molto importante, quindi è giusto anche non mettere pressione a questi ragazzi, però all'interno della primavera ritiene già che ci siano almeno due o tre elementi già pronti per il salto.